cioè non è possibile questo. Ma dai, quanti titoli ha? Meno 4, che prende? Buono ragazzi, un po' dove metto qua, qua per schierare da qua a qua. Dopo la presentazione del nuovo telefonino iPhone, credo contatto cambio. Buongiorno a tutti dalla redazione sportiva, noi apriamo con il calcio nel giorno in cui si adempiono tecnicamente i passaggi che portano Renzetti ad essere il nuovo presidente del Pescara. Si comincia ad avvertire tra i tifosi in città e dintorni una crescita di gradimento nei confronti dell'imprenditore svizzero che ritorna a casa. Sentiamo Silvio Sarta. Questi non devono mai o non dovrebbero? Sì. Sì, allora andiamo avanti, qualche problema, calciomercato richiestissimo, Migliaccio. Sentiamo Enrico Giancarli. Lucas Correa, come ti senti in questo gennaio che ti vede protagonista di tante voci, ma soprattutto tanti interessamenti da squadre di A? Voglio e... No, realmente uno sta... Cosa state combinando? Che... Sì, ma cosa cavolo state combinando? Noi abbiamo la possibilità di portarlo. Quindi insomma siamo allora... Vabbè, poi che c'ho? Poi che c'ho? Io realmente sono ben lanciano e ho un contratto fino al 2008, quindi... Ma non sbagliate però! Adesso ti davo c'è stata una venta, qualcuna squadra interessa a me, benvenuti tutti. Beh, però ovviamente andare in B o addirittura in A già da questo mese di gennaio ti farebbe piacere. Sì, sicuramente è lo che uno aspettava, no? Del giorno che sono arrivato a Italia, tre anni fa, di giocare in eccellenza... Sognavo con giocare quelle categorie superiore. E il coronamento di un sogno. Sbagliato pure a mettere il servizio. Che storia in ordine stanno sbagliando. È una storia difficile. L'importante è che uno nell'inizio ha cominciato piano piano, ha cominciato a lavorare, ha cominciato a credere in tante cose. Penso che una delle cose più importanti, grazie ai compagni, alla famiglia, è questo il risultato, no? Comunque vada Lanciano, ti rimarrà nel cuore perché è qui che hai preso il volo. Sicuramente, Lanciano, sono molto contento di stare qua, e molto contento che loro mi hanno aperto le porte e speriamo di che finisca bene. Beh, questa era l'intervista a Correa, uomo mercato per il Lanciano. Qualche notizia di calcio mercato, poi più tardi sentiamo. E adesso... Torniamo alla Serie B con il Pescara, risolti gli inconvenienti tecnici, la riflessione di Silvio Sarta. È finita come in certi film leggeri e innocui. A Lugano, nella Svizzera finanziariamente esotica, magari con una borgetta colma di contanti e un brindisi sobrio. Così è la vita. E Paterna e Renzetti, che sono uomini di mondo e di affari, e dopo... Già, il domani. Unica preoccupazione autentica. Che facciamo? Del Pescara. Rientriamo? Sì, benissimo. Sì, sarà. Evidentemente oggi è proprio giornata no. Chiedo più attenzione, soprattutto per questo telegiornale. Cerchiamo di, a questo punto, se la regia è pronta con il servizio che riguarda proprio la stretta attualità che riguarda il Pescara, con la città che vota Renzetti in questo ruolo. Chiedo. Lume la regia, il servizio puntuale, così come è stato realizzato dal nostro Silvio Sarta questa mattina. Pronto? È pronto? Hard, le condizioni ancora non tendono ad essere quelle che vorrebbe dal monte, vorrebbe tutto lo staff, ovvero al 100%. Ragazzi, io me ne vado! La sigla! Sì, la stai prendendo con le persone straniere. Questa.
casi. Sì. Oh ragazzi, manco una l'avete azzeccata, una eh! Una! Aspetta! Una! No. Ma che cose? Sei rimasto in ordine! Che è successo allora? Dove sta? Sto parlando di studio, con facile a telefono. Io non so. Te la stai prendendo con le persone sbagliate. Se vuoi ti passo in riga, è facile. Sarà a pranzo con. Vabbè, si sono arrabbiati. Si chiude tu. Ma ora siamo in due, va. Siamo in due. Io e lui. Pronto? Casino! Che è successo? Allora dice che stai richiamando. Basta. Bene, arrivo. Andiamo. Faccio un sorriso e dico camera smile! Sono fatto un macello, sono qua fuori, lasciatela non chiamare. Pensavo potessi andare fuori.